Amici e amiche di Pitteicon, un caro saluto. Eccoci qui con una bellissima stampa che riproduce un quadro di Telemaco Signorini. Telemaco, dobbiamo dire complimenti al padre, cioè lo chiama Telemaco, vabbè. Telemaco Signorini è un pittore macchiaiuolo, nasce nel 1835 e quindi aderisce a quel gruppo toscano di cui fa parte anche Giovanni Fattori e altri, giovani esuberanti, tant'è che lui voleva fare il garibaldino, eccetera. E mentre in Francia si muove l'impressionismo, in Italia si muove la macchia. E loro sono definiti macchiaioli perché rinunciano al disegno e vogliono lavorare per contrasti di colore. Telemaco Signorini era figlio di un pittore accreditato presso il Granduca di Toscana, quindi chiamiamolo un benestante, e svolse la sua opera sia con opere storiche, che erano quelle che davano, tra virgolette, da mangiare, sia con opere di paesaggio che con opere a sfondo sociale. Qui vediamo dei poveracci che devono tirar su la nave attaccandosi le corde, un movimento che appunto si chiama alzaia, tirare indietro le chiatte dal fiume, e Telemaco per sbeffeggio ci mette anche un signore con una bella tuba e il cagnetto che abbaia questi lavoratori, creando così un contrasto tra chi non ha bisogno di lavorare e non fa nulla e la gente che fa un lavoro degno degli animali. Detto questo, noi cosa facciamo? Questa stampa è bella, è venuta bene secondo i nostri parametri, quindi un bel timbro, firma, numero, così il cliente sa che la sua è comunque una riproduzione unica, non ce n'è un'altra numerata uguale, e poi gliela spediamo. Mentre invece noi ci diamo appuntamento per la prossima stampa Pitteicon, che magari è la vostra.